Carissimi amici di Tango Magazine, mi trovo a Milano, precisamente in uno spazio che si chiama 57 Events e sono accanto a Monica Maria Fumagalli. Ciao Monica. Ciao a tutti. Allora, Monica Maria, insieme a Punto Ibranca, Jorge Vacca in arte Punto Ibranca, questo pomeriggio stanno tenendo una sorta di lezione, la vogliamo chiamare quasi una lezione, no? Dal titolo... Tangos in controluz. Sì, diciamo, non lo dico bene io in spagnolo. Tangos a contraluz o tanghi in controluce. Ecco. Che è, dunque, io mi ricordo che nell'ultima intervista che facemmo tu avevi menzionato un po' questo progetto che c'era, appunto, c'era nell'area di portare avanti questo progetto che oggi si è proprio realizzato. Allora, intanto, come vi siete trovati tu e Jorge per organizzare questa cosa, per portare avanti questo progetto, e da chi è nata l'idea? Ma no, l'idea è nata da me perché l'avevo, no vabbè, ma è solo perché è più una mia, sì, è la mia materia. È solo perché stavo cercando qualcuno che avesse, volevo qualcuno che illustrasse musicalmente ma che fosse vicino al mio sentire rispetto al tango anche cantato, cioè che doveva capire i testi. E dopo un po' di serate ascoltate, ma non con l'intento di capire se mi piaceva o no come lui mettesse la musica, che era secondario, ma proprio capire se c'era questo feeling di base, ho deciso di proporglielo. A lui è piaciuta molto l'idea e ci siamo messi a lavorare. È stato un lavoro insieme, no? Ci siamo incontrati una volta. Ah, che bello sarebbe fare un incontro così, parliamo di cose, perché ci sono cose, tante cose che vediamo nelle serate di tango che abbiamo trovato che non ci piacciono, no? E allora era come lavorare un po' su quello, no? Su capire su cosa si balla. Come la maggior parte di tutto è stato fatto sui testi del tango, no? Sulle ritmiche, cioè dare una panoramica molto generale sugli stili del tango, no? De che nasce, perché quella cosa là è quella là, e da lì in poi è un'altra cosa dove nasce il tango. Noi stiamo seguendo questa sorta di lezione, di conferenza, bellissimo, molto interessante, perché sono emerse delle cose che, tra l'altro, io personalmente moltissime cose non conoscevo, e quindi poi continuerà la lezione, quindi... Su che cosa avete lavorato principalmente tu e Jorge per organizzare questo incontro? Quali sono state le tematiche che più ti interessava sviluppare? Ma a me interessa ancora, mi piacerebbe tanto che le persone davvero sentissero questa cosa unica che è il tango, cantato, ballato e suonato, e che capisco che all'estero è più difficile da cogliere per via dei testi, ma che secondo me nel momento in cui si riesce a comprendere è veramente una ricchezza. Quindi un po' questo, dare degli spunti perché la gente sia incuriosita nel cercare questo aspetto cantato come valore. È stato un lavoro insieme che abbiamo, ci incontravamo ogni tanto e si può fare questo o quell'altro. Sì, anche perché gli impegni tuoi e di Monica sono veramente tantissimi, no? Tu sei sempre in giro per il mondo e quindi anche incontrarvi tra di voi e, sì, e orchestrare tutto, orchestrare, bello, sì, eh? Sì. Non è stato semplice. Anzi, aspetta, a me viene in mente Tangos a contraluz. Perché sì, L'avete intitolato così? Tanghi in controluce. È da vedere, come dice la parola, in controluce. No? Che cosa c'è dietro, sotto? Cosa c'è sotto? Per esempio, di tanti testi, per esempio, abbiamo parlato di tanti tanghi in cui perché uno come me non lo metterebbe mai, per attraverso cosa sta dicendo il testo, no? E alle volte io vedo ballare certi testi alla gente con modo molto passionale, così, e stanno parlando un funerale forse. Quindi questo è un ribadire, un sottolineare come sia molto importante riuscire a capire i testi e interpretarli meglio. Sì.
sono fondamentali, no? Non necessariamente parola per parola, capire il senso di quello che si sta cantando e si sta ballando. Visto che comunque secondo me sta avendo molto successo come iniziativa, perché comunque ha avuto anche parecchie adesioni, ho visto anche le persone che seguono questa conferenza, questa lezione, molto interessate, molto prese, forse è prematuro domandartelo adesso, ma ci sarà poi un seguito, un continuo, una cosa che magari potrebbe avere così un futuro? Ma allora, l'idea c'è, l'adesione è vero, cioè anche la qualità del pubblico è veramente straordinaria, infatti siamo contentissimi. Rispetto al futuro, l'idea l'abbiamo, ma sarà molto legata ai nostri impegni. Jorge ha tantissimi viaggi di fronte e quando lui è libero abbiamo scoperto che viaggio io, quindi insomma vedremo, però l'idea c'è. Monica, dovete sapere che viaggia molto anche per la sua attività artistica, non solo come scrittrice, non solo come divulgatrice in toto e a 360 gradi della cultura del tango, ma anche perché tu, vabbè, hai fondato insieme a Yatma Diallo ASD Mundo Milonghero e quindi portate in giro anche la vostra tecnica, i vostri workshop, corsi, lezioni, eccetera. E tu sei impegnata anche con Vela e Tango, insomma, no? Sì, io quest'anno ho diversi fronti aperti. Di base viaggio sì, o per le iniziative di Vela e Tango o, come dicevi tu, per workshop insomma per insegnare. Da febbraio ho un nuovo impegno che ho preso con l'Università degli Studi, ma di cui vado molto fiera, perché quest'anno sarà dedicato all'interno della cattedra di mediazione linguistica, sarà dedicato al tango, quindi per gli studenti di mediazione. Bello, questa è una bella novità, molto interessante. Non so se mi sbaglio, dimmelo, che ricorre il 20° anno dietro la console per sì. Te. Ora allora febbraio, sì, ora febbraio, è cominciato con l'inaugurazione di un posto dove abbiamo cominciato a mettere il tango, la Cueva, una casa occupata. Sempre a Milano. Sempre a Milano, nelle cantine, una casa occupata, e sono 20 anni. Vent'anni sono tanti, puoi tirare, diciamo, a parte che hai un sacco di anni davanti di lavoro ancora da fare, però fino adesso se dovessi tirare un punto e dire che cosa hai maturato? Sento che è un inizio, perché finora diciamo ancora continuo a imparare, sto imparando tanto, no? Mi sento ancora un appena arrivato. E a proposito di inizio e di imparare, allora io adesso lo leggo perché non so lo spagnolo, nunca es, è una frase che tu hai pubblicato su Facebook, sul tuo profilo, nunca es demasiado tarde para ser lo que amas. Lo que te gusta ser, o algo así, qualcosa. Cioè, non è mai troppo tardi per fare quello che ti piace fare, sì. Allora, riferito a cosa? Finalmente ai corsi del DJ. Perché ne avevamo parlato anche in un'altra intervista, no? Ma non era forse mai partito nulla? Sì, era partito. Ossia, perché sto lavorando più con lezioni private. Okay. No? Ho fatto una collettiva vicino a Pescara, no? Che è andata molto bene. Non è facile farlo. E penso che io bastono molto a chi... Giustamente sei severo, insomma. Sei molto, molto severo, no? Quindi, perché come oggi... Diciamolo ufficialmente, a marzo tu cominci con delle lezioni private. Però. Sì, privati per ora, perché non ho il tempo fisico per... fare delle lezioni collettive. Collettive, trovare un sabato per dire, o una domenica, e trovare un posto e fare... Ecco, ultima curiosità, sì. E poi ti lascio andare perché so che hai anche una serata stasera e sei stanchissimo. Sì. Che cosa impara
una persona che viene da te a prendere questa lezione privata? A mettere musica in milonga, fondamentalmente. Si stanno ascoltando delle cose molto scene, tante... che qualgano bene, se potrebbe dire, cioè si salta da una cosa a altra senza senso. Attenzione, ci sono bravissimi DJ, però quelli che meriterebbero le lezioni, ci sono tanti anche. Ci sono tanti che dovrebbero prendere lezione, questo ho voluto dire oggi. Sì. Ti ringrazio molto. Grazie a te. E tanti auguri per la tua professione ancora. Grazie mille. Grazie, complimenti.